Ciao e benvenuto al primo episodio del nostro aggiornamento mensile. Travel Appeal si impegna costantemente per offrire ai propri clienti soluzioni sempre migliori che consentono di sfruttare recensioni e commenti online per migliorare operatività e risultati. Oggi siamo qui per aggiornarti sulle cose cui abbiamo lavorato nelle ultime 4 settimane. Diamo il benvenuto a The Travel Appeal Monthly Rundown, una serie di video che ti parleranno di funzionalità, di bug risolti e serviranno a condividere con te alcuni trucchi e suggerimenti per sfruttare al meglio i nostri prodotti. Siamo davvero felici di presentare un nuovo oggetto nella dashboard, Your Destination Overview. L'analisi della propria destinazione è fondamentale per ogni tipologia di struttura, dai boutique hotel, fino ai piccoli ristoranti, fino alle grandi catene. Lascio a Mirko Lalli il compito di spiegare questa nuova funzionalità. Il nuovo widget di Travel Appeal mostra fin da subito una serie di informazioni che sono molto utili per prendere decisioni migliori per la tua strategia. Ti mostra ad esempio il meteo della destinazione, ti mostra il sentiment generale della destinazione, anche per avere un benchmark sia con la tua struttura, con il tuo hotel, con il tuo ristorante, ma anche per i tuoi competitor. Ti mostra il prezzo minimo, se sei una struttura ricettiva, degli hotel della tua categoria, in modo da capire chi sta vendendo in questo momento e a qual è il prezzo più basso a cui si trova l'offerta sulla tua destinazione. E ovviamente ci sono tutti gli eventi per i prossimi 30 giorni che possono impattare sulla saturazione della destinazione stessa. Abbiamo anche un nuovo algoritmo che, analizzando il volume dei feedback e delle recensioni online, desume una stagionalità. Quindi puoi vedere qual è la correlazione tra i contenuti online e il numero di visitatori sulla tua destinazione. Il nuovo widget è disponibile da subito, quindi potete entrare e provarlo immediatamente. Come hai notato, a partire dal 14 ottobre abbiamo aggiornato i nostri algoritmi di gestione delle password per allinearci ai più alti standard di sicurezza. Stiamo quindi chiedendo a tutti i nostri clienti di aggiornare le loro password e per questo, se non accedi alla piattaforma dal 14 ottobre, ti verrà chiesto di creare una nuova password. È molto semplice, basta seguire la procedura che ti viene indicata. Lo sapevi? La nostra sezione recensioni e post ti consente di cercare una qualsiasi parola chiave presente tra tutte le recensioni online che riguardano la tua attività. Supponiamo che tu stia indagando un problema specifico, relativo alla colazione, e desideri concentrarti su ciò che i clienti ti dicono su quell'argomento. Digita colazione nella barra di ricerca che sta in alto a sinistra dello schermo e premi invio. La schermata delle recensioni adesso si aggiornerà e ti mostrerà solo le recensioni che contengono quella specifica parola chiave, colazione. Impostando anche il filtro del sentiment, potrai ottenere rapidamente una chiara panoramica dei feedback positivi e negativi su quell'argomento da te desiderato. Ma c'è di più. Se cerchi una parola chiave, i nostri algoritmi sono in grado di rilevare le recensioni contenenti quella parola in qualsiasi lingua, non solo quella che hai cercato. E questo è tutto per il nostro primo episodio. Teniamo tantissimo alla tua opinione e quindi facci sapere se il video ti è piaciuto. Condividi con noi i tuoi suggerimenti e facci sapere che cosa ti piacerebbe approfondire nei prossimi episodi. Ti aspettiamo il prossimo mese. Ciao!